questo baby wearing. Sì, Cristina, prima della puntata di Balanga on the Road, sì, adesso vediamo. Quando si vedono bambini viene un fortissimo senso di protezione, no? Sì. Però nel nostro paese ci sono oltre 91.000 tra bambini e ragazzi, comunque minorenni, che hanno subito maltrattamenti. Quasi 30.000 bambini vivono separati dalla loro famiglia. 37% di questi per grave incapacità dei genitori nel rispondere ai bisogni evolutivi dei propri figli, oppure perché hanno subito abusi e maltrattamenti. Eppure nessun bambino nasce per crescere da solo. Questa è una grande verità ed è il nome della campagna SOS Villaggi dei Bambini. È una raccolta fondi con lo scopo di garantire ai più piccoli un futuro nei 7 villaggi SOS che sono in Italia, ma questo senza mai dimenticare il rapporto con la famiglia di origine. Fino all'11 febbraio è possibile donare 2 o 5 euro con un SMS a chiamata oppure chiamata da rete fissa 45522. Come funzionano questi 7 villaggi in Italia? Te lo racconta Carmen Di Stasio. Lucia, tu sei cresciuta in uno di questi villaggi SOS, vero? Sì, villaggio di Ostuni. È stata un'esperienza bellissima di famiglia, accoglienza. Io sono arrivata al villaggio, avevo 8 anni, avevo perso la mamma da 15 giorni. E con i miei 2 fratelli siamo stati accolti al villaggio nella maniera più amorevole possibile. Così Lucia, oggi 33 anni, racconta la sua esperienza di crescita in questa realtà, i villaggi dei bambini. Abbiamo trovato un'educatrice che io chiamo Zia Rosa perché appunto si è creato un legame affettivo molto forte e ci siamo sentite ieri sera, ci siamo viste a Natale, quindi ecco, il villaggio ti dà questa opportunità di creare dei legami che poi durano anche dopo che vai via. Oggi lei è sposata, si è laureata e nei suoi occhi c'è la serenità di chi è stato arricchito positivamente durante la crescita, nonostante il destino l'avesse messa a dura prova a soli 8 anni. Dottor Visconti, qui i bambini, i ragazzi che arrivano al villaggio SOS respirano comunque un'aria familiare. Sì, noi abbiamo proprio come principio nostro, il bambino arriva da difficoltà a volte economiche, a volte sociali, quindi ha sicuramente dei grossi traumi alle sue spalle. Quando viene accolto da noi il bambino deve avere la sensazione di arrivare a casa sua. La prima cosa che noi cerchiamo di fare è di dargli la possibilità a lui stesso di decidere come vuole essere accolto nella sua stanza, se vuole un poster piuttosto che un altro. Ed è una piccola parte che lo rende particolarmente, diciamo, felice perché pensa di tornare in una casa, non andare in un istituto. Nei 7 villaggi sparsi in tutta Italia i bambini sperimentano perciò un ambiente familiare e si garantisce loro un contesto di stabilità affettiva grazie alla professionalità delle educatrici supportate dallo staff fatto di psicologi e terapeuti. Ci sono dei momenti tristi, soprattutto quando gli altri bambini vanno a casa e qualcuno rimane, allora quelli sono dei momenti che vanno colmati al massimo preparando delle attività per loro, preparando magari possibilmente il loro dolce preferito. Noi siamo assolutamente trasparenti, noi pensiamo ai bambini, cerchiamo di aiutarli con umiltà come meglio possiamo fare. Il vostro motto è: nessun bambino nasce per crescere da solo. Per questo abbiamo lanciato questa campagna in Italia, abbiamo bisogno naturalmente dell'aiuto di tutti proprio per seguire le centinaia di bambini che assistiamo ogni giorno e perché col vostro aiuto cercheremo di fare sempre meglio. Noi siamo sempre vicini ai bambini, torniamo ai bambini beati che danzano insieme alle loro mamme.